Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia, il Signore è con te. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé. Fragile mondo, il suo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La gioia di Cristo risorto per la volontà del Padre, grazie al dono dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Questo è l'augurio più bello in questa settimana pasquale. La nostra certezza è appunto su Cristo risorto. Nell'Oriente si salutavano di solito con questo saluto. Cristo è risorto, è veramente risorto. E qui vicino alla madre chiediamo che questa sia la nostra testimonianza quotidiana della risurrezione del figlio suo di Gesù. Chiediamo perdono se spesso non siamo testimoni di questa risurrezione nell'ambiente in cui viviamo. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Onnigento Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che nella liturgia pasquale ci dai la gioia di rivivere ogni anno la risurrezione del Signore, fa che l'esultanza di questi giorni raggiunga la sua pienezza nella Pasqua del Cielo. Per nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo storpio fin dalla nascita. Lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, li pregava per avere un'elemosina.
Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina». Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a camminare ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del tempio, e furono ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. A lui cantate, a lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Gloriatevi del suo santo nome. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua potenza. Ricercate sempre il suo volto. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, è lui il Signore, nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per mille generazioni, dell'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Alleluia, 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 alleluia. Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro:
Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono, col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» domandò loro. «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta, potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti, le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto.» Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto.» Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone.» Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare del pane. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Potremmo chiamare il Vangelo di oggi il Vangelo dei passi perduti. Perché? Perché questi due poveri uomini scoraggiati se ne stavano tornando a casa, non portando con sé che il peso del loro cuore. Avevano sperato in Gesù, ma avevano anche finito di sperare. In primo luogo, è davvero stupendo l'intervento del Signore Gesù. Non lascia la loro tristezza questi scoraggiati. Egli è risorto, è pieno di vita, è anche pieno di gioia da comunicare, e non lascerà più i suoi discepoli smarriti, soli. Così si accosta ai passi della loro tristezza e comincia ad informarsi, a parlare, a predicare la parola, mentre il cuore di questi uomini comincia ardere. È già contenuta in tutto questo una profondissima lezione, cari amici. I passi tristi della nostra vita sono o diventano sempre più tristi solo quando abbiamo l'inavvertenza di non ricordare che Gesù e la sua parola sono già al nostro fianco. Quante volte può accaderci questo? Soffriamo, il Vangelo è lì vicino a noi, sul nostro tavolo,
ma non abbiamo la forza di aprirlo, per trovare in esso una risposta alla nostra sofferenza. Ci pare che non ci serva più, siamo troppo chiusi in noi stessi e riteniamo che non ci sia più rimedio alcuno neppure con la parola di Dio. E in questo meritiamo veramente il rimprovero che Gesù fece a quei due discepoli, stolti, tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. È proprio così, sapete. Spesso ci perdiamo nei nostri tristi pensieri come se fossero tutto il nostro mondo. E allora non serve più che il Vangelo sia a portata di mano o anche addirittura nella nostra mente. Esso resta come una memoria morta che non si illumina di vita, di gioia, di consolazione. Dovremmo dunque stare molto attenti, io lo dico a voi ma lo dico a me come prete. Dobbiamo stare molto attenti perché nei passi perduti della nostra vita dovremmo ricordare che il Signore col suo Vangelo è già lì, ha già le risposte pronte. Vuole consolarci, vuole richiamarci alla speranza e perché no, alla gioia. Dice Luca che i discepoli affascinati dalla parola del Signore lo vollero fermare nella loro casa. E Gesù si fermò e quando fu a tavola prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. E subito si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ecco un altro di quegli attimi intensi, indescrivibili, nei quali Gesù improvvisamente diventa il Gesù della fede. Colui che riempie il nostro cuore, che ci prende tutto lo sguardo, che raccoglie in sé tutta la nostra attenzione. È uno di quegli incontri dopo i quali ci sentiamo molto più credenti e anche molto più sereni, più felici. Quei discepoli hanno accolto il Signore, si sono aperti alla cordialità, all'amicizia, al dialogo. Hanno voluto continuare con Lui questo dialogo nel quale già presentavano, ecco, la salvezza. Sono giunti fino a sedere allo stesso tavolo, a spezzare il pane con Lui e in questo momento di comunione profonda la fede intrattenibile prorompe in loro. Quando, cari amici, camminiamo nella tristezza, non siamo disposti a fare del bene a nessuno, non è vero? Eppure dobbiamo essere capaci di intravedere che nella carità, nella bontà, c'è sempre una possibilità di uscire dalla nostra tristezza. Sapersi sedere allo stesso tavolo con qualcuno con cui spezzeremo il pane, saper aprire il cuore all'ipotesi grande che accorgersi degli altri nonostante i nostri pensieri è una grande saggezza. Volersi interessare degli altri proprio quando il nostro cuore resterebbe chiuso in se stesso è una massima sapienza. Aprirsi a queste ipotesi è riconoscere il Cristo ed è norma di grande saggezza. Gesù risorto è vivo, sebbene invisibile, presente sebbene lo dobbiamo trovare. Ci accompagna, ma dobbiamo saperci trattenere anche con Lui. Ecco, le occasioni non mancano. Nel mondo in cui viviamo sembra siano molti i passi perduti, gente che ha fame, che non è sicura del suo avvenire, che cammina in situazioni ingiuste, che ha molte ragioni umane, allora di tristezza e di sconforto, che può dire speravamo che andasse meglio, ma non è andato meglio, è andato peggio. Gente così ce n'è a non finire.
E sembra questa la popolazione del mondo, eppure Gesù cammina, eppure il Vangelo c'è, eppure noi che siamo i credenti del Signore dobbiamo essere noi il Vangelo per tanti nostri fratelli. Allora il discorso diventa anche quello dell'annuncio. Figlioli, testimoniate con la vostra vita l'amore di mio figlio. Continuamente la madre dice anche nei suoi interventi, nelle varie apparizioni nel mondo. Non guarderemo soltanto i nostri dolori, ma vorremmo essere coloro che accompagnano i dolori degli altri anche con la parola giusta, con l'amore giusto, col servizio giusto nel momento più opportuno. E queste sono grandi prospettive, sono anche spunti di riflessione che qui al santuario con Maria possiamo fare, sapete, perché dobbiamo considerare il nostro pellegrinaggio come un corso di esercizi spirituali, dove Maria ci accompagna a conoscere sempre più suo figlio e vivere secondo il suo insegnamento, secondo la sua parola. E allora termino, lasciamo la risurrezione di Cristo che entri nella nostra vita e a poco si impossessi anche della nostra mente, dei nostri pensieri, delle nostre iniziative con la sua forza. E molte nostre azioni non cambieranno perché probabilmente sono quelle che dobbiamo fare per il dovere quotidiano, ma si animeranno di un'altra gioia, di un'altra spinta, di un'altra certezza. Giorno per giorno vivremo avendo davvero percepito che abbiamo servito il Dio della vita, il Dio della speranza. E allora se abbiamo la possibilità, anche oggi, rileggiamo questa pagina stupenda di Luca, gustiamola fino in fondo, troveremo la gioia di essere coloro che camminano con il risorto e nel risorto. Allora ogni giornata diventerà più luminosa, non meno faticosa di prima, ma segnata da una grande vittoria di Dio. Ebbene, chiediamo alla madre allora di aiutarci a vivere in questa dimensione anche noi, per essere anche noi nel nostro quotidiano, allora, testimoni di Cristo risorto. In questo giorno santissimo in cui la potenza dello Spirito si crea, ci crea come uomini nuovi ad immagine del Signore risorto e fa di tutti noi il suo popolo santo, innalziamo la nostra preghiera unanime. Diciamo insieme, per la santa risurrezione del tuo figlio, ascoltaci, o Padre. Per la santa risurrezione del tuo figlio, ascoltaci, o Padre. Per la Chiesa di Dio, perché abbia sempre più viva coscienza di essere la comunità pasquale generata dal Cristo, umiliato sulla croce e glorificato nella risurrezione. Preghiamo. Per la santa risurrezione del tuo figlio, ascoltaci, o Padre. Per tutti i battezzati, perché nell'aspersione del sangue e dell'acqua che scaturiscono dal costato di Cristo rinnovino la grazia della loro rinascita nello Spirito. Preghiamo. Per la santa risurrezione del tuo figlio, ascoltaci, Padre. Per l'umanità intera, perché si diffonda nel mondo il lieto annunzio che in Cristo si è fatta pace fra l'uomo e Dio, l'uomo e se stesso, l'uomo e i suoi fratelli. Preghiamo. Per la santa risurrezione del tuo figlio, ascoltaci, Padre. Per le nostre famiglie, perché in ogni casa si celebri nella sincerità e nella verità l'evento pasquale e si condivida il dono del Signore con la festosa ospitalità ai piccoli, ai poveri e ai sofferenti. Preghiamo. Per la santa risurrezione del tuo figlio, ascoltaci, Padre.
per tutte le sorelle e i fratelli defunti, perché fin da ora siano commensali al banchetto eterno, nell'attesa della risurrezione dei corpi alla fine dei tempi. Preghiamo. Per la santa risurrezione del tuo figlio, ascolta, suo Padre. Ascolta, Signore, queste preghiere che abbiamo fatto ad alta voce, ma anche quelle che ciascuno di noi porta nel profondo del proprio cuore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la tua santa Chiesa. Accogli, Signore, il sacrificio della nostra redenzione e opera in noi la salvezza del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli è il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che, morendo, ha distrutto la morte e, risorgendo, ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Santo, fonte di ogni santità,
Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi, per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ancora una volta, su insegnamento di Gesù, osiamo chiamare Dio con il nome di Padre, Papà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Thank you.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, beati noi. Perché beati? Perché invitati alla mensa del Signore. Ecco l'agnello di Dio, è Gesù, che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Ci lasciare.
sei vero amico solo tu. Dalla tua mensa noi partiamo, la nostra forza tu sarai. E un giorno in cielo noi speriamo, la gioia immensa che darai. Grazie diciamo a te Gesù, resta con noi, non ci lasciare, sei vero amico solo tu. Preghiamo. O Dio nostro Padre, questa partecipazione al mistero pasquale del tuo Figlio ci liberi dai fermenti dell'antico peccato e ci trasformi in nuove creature. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vogliamo benedire anche tutti gli oggetti religiosi che avete con voi. Preghiamo. Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi affinché per l'intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei beati Francesco e Giacinta diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Facciamo la preghiera del giubileo di consacrazione. Salve Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, benedetta fra tutte le donne, sei immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale, sei l'onore del nostro popolo, sei triunfo sul male, profezia dell'amore misericordioso del Padre, Maestra dell'annuncio della buona novella del Figlio, segno del fuoco ardente dello Spirito Santo, insegnaci in questa valle di gioie e di dolori le verità eterne che il Padre rivela ai piccoli. Mostraci la forza del tuo manto protettore, nel tuo cuore immacolato sia il rifugio dei peccatori e la via che conduce a Dio. Unita ai miei fratelli, nella fede, nella speranza e nell'amore, a te mi affido. Unita ai miei fratelli, attraverso di te, a Dio mi consacro, o Vergine del Rosario di Fatima. E alla fine, avvolta dalla luce che dalle tue mani giunge a noi, darò gloria al Signore per i secoli dei secoli. Amen. Benedizione. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica il Dio Onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita. Glorificate Dio con la vostra vita e andate in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Regina Celi, levare. Alleluia. Qui vi ha per
lasciando la cappellina, continuava a mantenere questo clima di preghiera e di silenzio anche fuori della cappellina, un clima di